Onorevole Giorgia Meloni, buongiorno, Fratelli d'Italia. Grazie, buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti i telespettatori. Onorevole, lei non lo legge, ma sopra la sua testa c'è scritto Meloni sempre più su. Ed è proprio così, i sondaggi parlano di questo ed è, credo, una bella soddisfazione. Primo, perché donna. Secondo, perché crede moltissimo in quello che fa ormai da una vita. E terzo, perché questo riscontro lo si può percepire anche girando, insomma, immagino, in mezzo alla gente. Caratteristica quella che di norma è affiancata ai suoi amici leghisti, ma che nel suo caso insomma sta prendendo un po' di più piede. Ma guardi, a me non appassiona, diciamo, il confronto con la Lega, che pure chiaramente comprendo abbia un interesse giornalistico. A me interessa e il mio obiettivo è che Fratelli d'Italia cresca in un centrodestra che complessivamente cresce. Perché alla fine, al di là del fatto che ovviamente siamo tre partiti diversi, ciascuno di questi partiti ha le sue specificità e io sono particolarmente contenta se Fratelli d'Italia diciamo convince sempre più cittadini, però il grande obiettivo che noi ci diamo è arrivare al governo della nazione e arrivare a dare a questa nazione finalmente un governo che non solo sia deciso e coeso con le idee chiare sulle cose da fare, ma che abbia la possibilità di una governabilità che duri almeno 5 anni. Per fare questo c'è bisogno di numeri importanti, probabilmente ancora più importanti se la maggioranza di governo dovesse andare avanti nel suo vergognoso progetto di rivedere la legge elettorale, per tentare ancora una volta di disegnarsi addosso una legge elettorale per provare a vincere le elezioni anche quando i cittadini non ti vogliono votare, perché il disegno della maggioranza è una legge elettorale proporzionale, cioè vuol dire l'impossibilità per i cittadini di votare una coalizione coesa e di darsi una maggioranza la sera del voto, vuol dire praticamente il trionfo dell'inciuccio di palazzo. Però insomma, diciamo che se questo dovesse accadere ci servirà più del 50% come centrodestra per vincere le elezioni. Attualmente negli ultimi sondaggi mi pare complessivamente fossimo stimati intorno al 47, e quindi insomma qualcuno si diverte a fare il parallelo tra Fratelli d'Italia e la Lega, ma insomma io trovo molto più divertente il parallelo tra Fratelli d'Italia e il Movimento 5 Stelle o tra Fratelli d'Italia e il PD in un sondaggio che ha fatto molto discutere, appunto mi pare pubblicato sul Corriere della Sera. Si diceva Fratelli d'Italia al 18% si avvicina alla Lega, che rimaneva il primo partito. Quello che non c'era scritto nel titolo del quotidiano era che siamo a un punto dai 5 Stelle a un punto e mezzo dal PD, e se continua così tra 2 mesi i primi 2 partiti in Italia saranno 2 partiti di centrodestra. Cosa vuol dire? Vuol dire che obiettivamente gli italiani sanno a chi vorrebbero affidare il governo di questa nazione, e noi per questo lavoriamo. Sono contenta che Fratelli d'Italia ovviamente cresca, penso che noi stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro che abbiamo seminato per tanti anni, perché non siamo un partito nato ieri, ci abbiamo messo insomma 8 anni a raggiungere queste percentuali, però sicuramente sono contenta se oggi tanti italiani credono nella nostra coerenza, nella nostra serietà. Sa, Meloni, alla fine, onorevole, alcuni dicono che Salvini un pochino magari la teme. Ma guardi, io non penso che Salvini mi tema, e non avrebbe senso francamente che mi temesse. Noi andremo al governo insieme, daremo a questa nazione insieme un governo forte, coeso, capace, un governo che finalmente sarà in grado di fare gli interessi degli italiani, gli interessi di questa nazione, e che non stia lì invece a dover cercare un compromesso al ribasso su qualunque cosa, perché è tenuto insieme solamente dal bisogno di stare attaccato alle poltrone. Noi non siamo così. La differenza tra il centrodestra e l'attuale maggioranza di governo è che noi siamo insieme per scelta. Siamo insieme perché le nostre idee combaciano. Poi possono non essere sempre identiche, ma c'è, diciamo, una sintesi valoriale di fondo che ci porta automaticamente a stare insieme. Abbiamo una visione di politica economica compatibile, una visione di politica industriale compatibile, una visione di rapporto con l'Europa compatibile. Tutti quanti lavoriamo prioritariamente per la difesa
degli interessi italiani, il lavoro italiano, la difesa dei prodotti italiani, insomma, la difesa della nostra identità, la tutela della famiglia. Cioè, a noi abbiamo sostanzialmente, insomma, un comune denominatore molto significativo sul piano valoriale, e dall'altra parte abbiamo una maggioranza dove nella quale Renzi diceva, mi pare un paio di settimane fa, all'idea di allearmi con il Movimento 5 Stelle ancora mi viene il voltastomaco. È vero. Che, voglio dire, no, la dice lunga sul fatto che questi signori sono talmente disposti a fare qualunque cosa pur di sedersi sulla poltrona, che per la poltrona sono disposti anche ad allearsi con qualcuno che trovano stomachevole. Ecco, diciamo che una frase del genere nel centro-destra non sarebbe mai pensabile. Quindi c'è una differenza di fondo per cui nessuno teme nessuno, noi camminiamo spalla a spalla, chiaramente ciascuno prova a portare il suo valore aggiunto e quindi anche le sue differenze, che però vogliamo sintetizzare, ed è un lavoro che facciamo complessivamente per il bene per del la crescita paese di tutta la coalizione. Senta, onorevole, ma lei ancora avete raccolto le firme in vista del voto, si può fare a settembre, oltre alle regionali, il voto politico? Per me si potrebbe fare tranquillamente, anzi io lo auspicherei assolutamente, certo. Non mi pare che questa maggioranza dia segnali di voler recedere rispetto al proprio, diciamo, attaccamento alla poltrona, ma è assolutamente possibile votare in settembre. Tra l'altro, ripeto, l'attuale sistema elettorale, con i numeri che vediamo sui sondaggi, darebbe immediatamente a questa nazione una maggioranza capace di formare un governo. E voglio dire anche a Conte, al governo, che se sono veri i sondaggi che ogni giorno ci raccontano di quanto sia amato il Presidente del Consiglio e di quanto questo governo abbia un grande consenso, non capisco perché non vogliano verificarlo nelle urne. Se, insomma, no, sono così amati, sono così ben voluti, e allora perché non vengono a votare e non ci consentono di votare? Magari le elezioni le vincono loro, ma una volta tanto avranno un governo che nasce sulla base di una scelta, di un consenso popolare. Il punto è che ovviamente sanno che non è così e quindi non vogliono consentire agli italiani di esprimersi in libere elezioni. Ci è stato detto, ovviamente, come sempre quando riguarda il voto, che non si può votare perché il rischio Covid, perché ogni scusa è buona. Non si è capito perché a settembre si può votare per le elezioni regionali, si può votare per il referendum, ma non si potrebbe votare per le politiche, che il Covid attacca gli elettori delle politiche e non quelli delle regionali. Cioè, lei capisce, no? Come siano strumentali queste valutazioni. Si dice, no, non possiamo permetterci di bloccare il Parlamento per andare a elezioni, ma io sono convinta che noi il Parlamento lo blocchiamo se non ci andiamo alle elezioni. Senta, perché vuol dire continuare ad avere una maggioranza paralizzata che non è in grado di fare assolutamente nulla di serio e di coraggioso per questa nazione, come abbiamo visto negli ultimi mesi e nelle ultime settimane in particolar modo. In chiusura le volevo chiedere, visto che lei è anche mamma, cosa succederà adesso a settembre con le scuole? C'è tanta confusione. Devo dire che anche io da mamma vivo questa incertezza, questa preoccupazione naturalmente. Guarda, intanto io da donna e da mamma voglio portare la mia personale solidarietà alle mamme, alle famiglie, per come complessivamente verso i genitori, verso ovviamente gli studenti e verso le famiglie è stata gestita l'emergenza coronavirus. Ricordiamo che sono state chiuse le scuole ben prima che alle famiglie si dicesse come avrebbero potuto affrontare quel momento, perché quando sono state chiuse le scuole ancora non c'era il lockdown, le persone lavoravano e nessuno ha detto loro per intere settimane. Siamo stati noi, come Fratelli d'Italia, il primo partito. Io mandai immediatamente, il giorno stesso che il governo annunciò la chiusura delle scuole, mandai una lettera a Giuseppe Conte dopo 2 ore con le proposte, parte delle quali poi sono state accolte e trasformate in provvedimenti, il tema del congedo parentale, il tema del bonus babysitter, insomma le avevamo mandate immediatamente, ma il governo, diciamo che sulla famiglia non ha avuto grande concentrazione, e anche adesso considero che sia assolutamente intollerabile la impossibilità di avere informazioni certe circa la riapertura delle scuole, cioè che l'unica informazione chiara che ci viene fornita sia che il ministro Azzolina sta spendendo non so quante centinaia di milioni di euro per comprare degli inutili banchi con le rotelle, tra l'altro non prodotti da nessuna azienda italiana, tanto perché dobbiamo rilanciare la nostra economia, che servono, non lo so, probabilmente a giocare agli autoscontri all'interno delle classi. Insomma, mi pare abbastanza surreale. Vorremmo avere informazioni certe e vorremmo che ci fossero soluzioni vagamente
credibili e serie. Si parla del distanziamento. Non so se, per esempio, sia stato considerato la possibilità, rispetto a quelle scuole che magari hanno degli spazi esterni, di organizzare delle tensostrutture per avere oggi più spazio a livello diciamo, di lezioni per le classi e magari utilizzare domani quelle tensostrutture per i laboratori. Non so, mi sembrava che Già questa potesse un'idea, essere, per esempio, una certo. soluzione migliore di quella dei banchi a rotelle. Grazie. Allora, onorevole Giorgia Grazie a Meloni, voi. la ringrazio e le auguro buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, noi ci fermiamo un po' di